Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Coseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu. Lo scettro cosmico, l'arma che può distruggere i Godomesu, è stato portato via dal mostruoso uccello proprio quando i guardiani del tempo stavano per risolvere l'enigma che avrebbe permesso loro di usarlo. Dov'è finito lo scettro? Intanto, a bordo del Coseidon... Lo scettro cosmico emana forti radiazioni. Usando questo contatore possiamo seguirle con facilità e ritrovarlo. Spero. Tori! Sì, signore. Puoi contattare la madre del tempo? Oh, credo di sì. L'interferenza si è indebolita. Questo vuol dire che non appena ristabilito il collegamento dovremo rientrare nel XXI secolo. Mi domando se riusciremo a riconquistare lo scettro nel breve tempo che abbiamo a disposizione. Certo che ci riusciremo. Comandante, ce lo ordini e noi obbediremo. È vero. Inseguiremo quell'uccello e ci riprenderemo sicuramente lo scettro. Non abbiamo molto tempo. Va bene, proviamoci. Voi siete coraggiosi. Bene, comandante, allora decolliamo. Ma ricordate che se la madre del tempo darà il segnale, le ricerche verranno sospese. Con due moduli terrestri iniziano le ricerche del prezioso scettro. Dirigiamoci a est. Le radiazioni provengono da quella parte. Tetsu, direzione est. Est, ne siete sicuri? Ci sono solo rocce. Il percorso è un po' troppo accidentato. Vai più piano. Prendiamocela con calma. No! Maledizione! Eppure c'è qualcosa che non riesco a capire. Cosa? Hai detto che lo scettro viene dal pianeta Terese. Certamente. E i vostri avi se lo sono tramandato come il tesoro più prezioso. Giusto. E questo significa che i vostri antenati sapevano già che il loro pianeta sarebbe stato invaso dai Godomesu. Ma che per colpa dell'enigma da risolvere non avete potuto impedire la distruzione del vostro pianeta. Lo scettro continua a inviare segnali. Ma non ti sembra che sia tutto troppo facile, Tetsu? Ehi, cosa pensi? Perché non mi rispondi? Sto pensando. A cosa? Allo scettro. È passato secolo dopo secolo da un avo all'altro. Forse... Forse cosa? No, non è niente. Ma ora devi dirmi. Devi parlare, Tetsu. Non puoi lasciarci all'oscuro.
Pensi che lo scettro sia una trappola? Questo non lo credo. Di certo è molto importante, ma... Ma cosa? Povero me. Cos'è questo rumore? È la reazione cosmica. Vuoi dire che il fermaglio è molto vicino, vero? Allora scendiamo di qua. Reazione cosmica. Artasia con il robot? Meglio non rischiare. Riferiremo al capo ciò che abbiamo visto. Avete captato le radiazioni dello scettro? Pensavo fosse ancora in possesso di Artasia. No, non abbiamo visto nessuno. C'era solo un Pteranodon. È tutto. Pteranodon? Proprio così, vostra potenza. Bene, controllerò. Comandante, le interferenze sono finite. Già, ma non possiamo ancora metterci in contatto con il centro controllo. L'apparecchiatura è stata danneggiata dal raggio entropico dei Godomesu. Comandante, mi sentite? Vi siete addormentato come al solito senza accorgervi del guaio che ci è capitato. Beato voi! Poseidon! Oh, agli ordini. Allora ci siete, eravamo preoccupati. È un piacere, signore. Non avrei mai immaginato che i Godomesu avessero un'arma pericolosa come il raggio entropico. Anche la madre del tempo è preoccupata. Ora sta lavorando velocemente per calcolare l'orbita spazio-tempo nella quale vi troverete al vostro ritorno. Chi è quella donna? Vive nella colonia? No, è la principessa Artasia di Teresa, un pianeta lontano da noi 23.000 anni luce. Ha detto di aver raggiunto la Terra inseguita dai Godomesu. In compagnia di un buffo robot. Ah, una principessa e un robot. Mi sembra quasi un'antica favola. Lo spazio è infinito, comandante. E la stessa storia può ripetersi molte volte. L'orbita spazio-tempo per il Poseidon è calcolata. L'equipaggio si prepari al rientro. Grazie, avete fatto un buon lavoro, madre. Rientro non oltre i 60 minuti. Così presto? 60 minuti. Come? Dovete farcela, altrimenti vi troverete esattamente dove siete ora. Non è possibile alcun ritardo. L'orbita sarà alterata. 60 minuti sono il tempo limite. Lo abbiamo superato, torniamo indietro. Avete sentito? Dirigiamo verso quel picco. Mari, che ne è dello scettro? Ci stiamo avvicinando. Siamo sulla verticale delle radiazioni. L'orbita è stata finalmente calcolata. Ascoltatemi. Se non tornerete entro 30 minuti, dovremo abbandonarvi. Perché 30 minuti, comandante? Perché? Perché non voglio correre rischi. Ah. Nel 21esimo secolo la gente può cambiare il tempo così facilmente. Per forza, altrimenti i miei uomini continuerebbero a perdere del tempo prezioso. Mi sentite? Per me il comandante sta esagerando. E tu fingi di essere sorpreso. Saremo puntuali, capitano. Aspettateci. Avete sentito, principessa? È evidente che conoscete perfettamente i vostri uomini. Per un capo è una qualità indispensabile. Guardate! C'è un Pteranodon! Deve essere lui quello che ha rubato il nostro scettro. Solo 20 minuti. Avrei bisogno di almeno un'altra ora per poterlo recuperare. Come posso fare? Precipita nel burrone! Il Pteranodon ha veramente portato via lo scettro cosmico. Questa è la migliore opportunità che abbiamo per risolvere il nostro problema.
Soldati, seguitemi! Agli ordini! Accidenti, sembra che abbia intenzione di attaccarci. Ti aspetti, uccidilo, lancia un missile. Oh, povero me. Oh, devo trovare un'altra soluzione. Guarda laggiù, lo scettro cosmico. Dove? Dove? Lo abbiamo colpito. Non siamo stati noi. Povero me, i Godomesu. Animali, non vi lascerò mai recuperare lo scettro. Troverete solo la morte. Sono missi. Hanno attaccato Mari? Non ancora. Lo scettro cosmico! Svanisce così l'ultima speranza di recuperare in tempo lo scettro tanto desiderato, sepolto sotto innumerevoli tonnellate di rocce. Nessun rivelatore potrà più rintracciarlo. I segnali non potranno superare il cumulo di roccia sotto il quale lo scettro cosmico è ormai sepolto per sempre. Arrivano. Bene, mi batterò. Non farlo, Mari. Cerca di fuggire dietro a quel picco. Perché? Perché non abbiamo tempo. Ci pensiamo noi. I soliti maschi. Onda protonica. Fuoco! Bersaglio 2. Fuoco! Meno 2! Mari, fammi scendere proprio di fronte a quelle rocce frantumate. Per far che? Recupero lo scettro. Così? Non hai paura? Ma è assolutamente impossibile. Ci vorrebbe almeno un bulldozer. Chi non vuole non si ferma, è un nostro proverbio. Sulla Terra ne abbiamo uno che suona esattamente uguale. Robottino. L'ispettore generale Zaki. Mari e il robot sono in pericolo. Il modulo 2 interviene per salvarli. Guarda! Per te è finita! Mari è in pericolo! Sì, devi andare! Certo, sono pronto! Cavaliere del tempo, pronto! Cavaliere del tempo, attivato! Ordine a tutti gli equipaggi.
rientrare immediatamente. Restano 30 minuti. Cavaliere del tempo, fuori! Mari, rientrate, a lui ci penso io. Finalmente uno degli uomini del Poseidon. Voglio metterti alla prova. Ancora 20 minuti. Rientrare immediatamente! Go! Tetsu! Obbedite! Così siete gli uomini del tempo e venite da un futuro di 70 milioni di anni. Ma io conosco il vostro punto debole! Cosa? Volete raggiungere il 21° secolo con i motori Tachyon? Noi distruggeremo la vostra madre del tempo! Bravo, ma fai attenzione. A volte la strada più breve ha più curve. Cosa dici? Ti vedrò di nuovo! Difficile da morto. Cosa avrà voluto dire? Go! 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 Sei fantastico, ti amo! Ce l'abbiamo fatta! Bravo! Per favore, Go! Tetsu! Mari! Vi prego! Rientrate qui immediatamente! Questa è una stanza di coltura. Come l'uomo ebbe successo nella coltivazione artificiale di verdure nel XX secolo, qui i Godomesu applicano una tecnica per riprodurre lo stesso vecchio corpo con il metodo della coltivazione cellulare. Ezaki, che Go crede di aver ucciso, sta per essere riportato alla vita. Arrivederci, principessa Altasia. Abbiate cura di voi. Va bene. E tu proteggi la piccola robot. Lo farò. Guarda! Arrivederci! Addio! Buona fortuna a voi! Ciao! Ehi, hey, Irina! Vieni. Mi auguro che abbia l'opportunità di venire a visitare il nostro tempo. Iniziamo ora il conto alla rovescia. Mari, Tori! Pronti? Pronti. Vi consiglio di smettere di sognare, Tetsu. Deve prima di tutto recuperare lo scettro. Loren 3. Loren 2. Ora siamo di nuovo insieme, principessa. Spero non vi sentiate sola e non soffriate di nostalgia. Non preoccuparti. Andiamo dove è sepolto lo scettro. Certo, principessa, da quella parte. Buona fortuna, uomini del Poseidon. Sorridete, vi prego. Troveremo lo scettro. Tutto tornerà come prima, dopo che avremo trovato lo scettro. Sicuro, sicuro. Rotaie di luce pronte. Rotaie di luce pronte, capo. Capitano, guardateli. Cosa? Maledetti. Anche senza il loro capo non vogliono mollarci. Agli uomini del Poseidon, vi parla l'ispettore generale Zaki.
Zaghi. Ma io l'ho ucciso. Il Godomesu risorge eternamente. Stiamo per iniziare l'attacco con il raggio entropico. Allora siamo perduti. Colpite l'area davanti alla loro astronave. Il suo ingresso nello spazio-tempo deve essere impedito. Agli ordini! Posso azionare il binario di luce. Ma qualcosa non funziona al centro controllo. Cosa? Madre del tempo, cosa sta succedendo? Rispondi! Ho caldo, troppo caldo. L'acqua del raffreddamento sta bollendo. Per favore, aiutatemi. Ho caldo, troppo caldo. È spaventoso. Capitano Banno, ascoltate. Non potete entrare nello spazio-tempo. La madre è in fiamme. Cosa dite? Colpita dal raggio entropico. Il nostro attacco è finito. Il raggio entropico ha avuto successo. Si trovano esattamente dove erano prima. La battaglia ha esaurito le mie energie. Ritiriamoci immediatamente! Agli ordini! Cosa faremo, capitano, con la madre del tempo in avaria? Vorrei tanto saperlo anch'io. Gli uomini del Coseidon sono bloccati, senza speranze, nel periodo cretaceo. E quel che è peggio, il loro acerrimo nemico, Zaki, è ancora vivo e sempre più temibile.